Riscaldiamo una sostanza solida, per esempio dello stagno, fino a farla fondere. Se misuriamo la temperatura dello stagno, vediamo che essa aumenta fino a quando inizia la fusione, a 232 gradi Celsius, poi rimane costante, mentre lo stagno gradualmente fonde. Soltanto quando tutto lo stagno si è liquefatto, la temperatura ricomincia a salire. Per far procedere la fusione, cioè per sciogliere lo stagno che è ancora solido, bisogna continuare a fornire calore. Tuttavia, nonostante questo afflusso di energia, la temperatura rimane costante fino a quando tutto lo stagno è diventato liquido. La quantità di energia necessaria per fondere completamente l'unità di massa di una sostanza, quando questa si trova alla temperatura di fusione, è chiamata calore latente di fusione di quella sostanza. Viceversa, se spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare lo stagno fuso, vediamo che quando la temperatura scende a 232 gradi Celsius, lo stagno inizia a solidificarsi. Finché dura il processo di solidificazione, la temperatura non cambia. Soltanto dopo che tutto lo stagno è diventato solido, la sua temperatura ricomincia a scendere. Durante la solidificazione, lo stagno continua a cedere calore all'ambiente, che è a temperatura inferiore. Tuttavia, nonostante questa perdita di energia, la temperatura dello stagno rimane costante fino a quando tutto lo stagno è diventato solido. La quantità di energia che l'unità di massa di una sostanza cede all'ambiente mentre diventa solida è chiamata calore latente di solidificazione della sostanza. Esso è uguale in valore assoluto al calore latente di fusione della sostanza, ma naturalmente segno negativo.